quando intanto doveva essere deliberata, sarebbe stato deliberato da una assemblea dei sindaci, il distretto di Una è composto da 10 sindaci o loro delegati della provincia di Agrigento. Se vi faccio vedere, ma vi ho mandato già copia a tutti, lo stesso verbale non riporta la dicitura si approva. Amministrativamente purtroppo per loro io sono preparato, se non è non ci scrivi, si approva unanimità, si approva 5 contro 4, se non è scritta questa dicitura, quel verbale viene inficiato purtroppo per loro. Andiamo avanti, il 27 novembre approvano un avviso di assunzione di assistenti sociali A, assistenti sociali B e sociologi, non pubblicano mai quell'avviso. Il 12 di gennaio si riuniscono di nuovo e si rendono conto che su segnalazione, qualche segnalazione devo dire a voce l'avevo fatta io seriamente, su segnalazione mia e degli organi professionali, degli assistenti sociali, ma è scritto anche nel verbale del 12 gennaio, riaprono i termini per la partecipazione a questo avviso. Vi vorrei portare solo ai numeri, senza l'avviso arrivano 33 domande, con l'avviso pubblicato arrivano 222 domande. C'è qualcosa? Allora c'è qualcosa. Le assistenti sociali, i sociologi volevano partecipare, ma l'avviso non era mai stato pubblicato. Pur non di meno, l'avviso non viene pubblicato, l'avviso, vi posso assicurare, vi ho mandato di nuovo, ripeto, lo dirò alla nausea, vi invio le carte a voi e non temo smentita. Anzi, di più. Chi potrebbe smentirla? E io vorrei che mi smentissero uno dei 10 sindaci, il dirigente del distretto di uno o i componenti, le commissioni. Vi posso solo dire che prima i colloqui iniziavano e si dovevano affrettare perché le assunzioni erano da fare immediatamente. Adesso le assunzioni stanno per partire il 29, i colloqui, il 29 di marzo. Finiranno a Pasqua inoltrata, perciò l'urgenza non c'era. Pur non di meno, guardando le carte sarà chiaro tutto a tutti. Quello che sto facendo già è una denuncia. Il cittadino che fa quello che sto facendo io è già una denuncia. Spero che la Procura della Repubblica, su incitazione della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, di qualcuno che mi sentirà, apra un fascicolo. Se viene aperto sono a disposizione della Procura in qualsiasi momento.